Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e finalmente bentornati a un nuovo video dove parliamo di fumetti molto 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 interessanti, perché negli scorsi giorni ho avuto modo di leggere questa novità pubblicata da Panini, da Planet Manga in Italia, quindi parliamo di fumetto giapponese, non che nelle premesse avessi qualche dubbio perché si tratta di un autore che insomma ha ben poco da dimostrare, secondo me i suoi lavori passati già valgono per quello che è il suo valore, scusate la ripetizione. E sto parlando di Evol di Atsushi Kaneko, pubblicato appunto in Italia da Panini, da Planet Manga, nel classico formato da fumetto con sovracopertina, prezzo di 7,90€, era disponibile anche in un bundle con la variant di Soil e un bellissimo Shikishi, quindi se riuscite ancora a accaparrarvelo beccatevelo, perché sia la variant che soprattutto lo Shikishi sono veramente molto molto belli, ma questo fumetto secondo me è veramente più bello. Forse è una delle cose più belle che io ho letto di Kaneko nell'ultimo periodo, non che io lo conosca tantissimo, io ho avuto modo di leggere diverso tempo fa proprio il già citato Soil, e poi un altro fumetto che a me è piaciuto veramente veramente molto in tre volumi, Wet Moon, tra l'altro un po' di Kaneko, un po' dei suoi fumetti e di Evol in particolare, abbiamo parlato io e Luca di Carta in una live fatta proprio sul suo canale, che ci tengo ancora una volta a ringraziare per avermi invitato, perché è stata veramente una live molto molto interessante. Qual è il tema centrale di Evol? Ebbè, in questo caso si parla di supereroi fondamentalmente, viene un po' strapolato e sviscerato un po' il tema dei supereroi, però in una chiave molto punk, molto critica fondamentalmente nei confronti, diciamo, di questo topos narrativo. Abbiamo questi giovani protagonisti, tutti quanti che hanno in comune il fatto non solo di essere rinchiusi nello stesso istituto psichiatrico, ma anche il fatto che hanno frequentato la stessa scuola e che tutti e tre nello stesso momento hanno tentato il suicidio. Un tentativo fallito, per fortuna loro, ma che ha cambiato radicalmente proprio i nostri protagonisti, portandoli a sviluppare dei poteri anche abbastanza bislacchi, anche abbastanza particolari, non proprio le classiche cose proprio da fumetto supereroistico, e a generare anche in loro una vera e propria repulsione nei confronti di tutto ciò che è un'istituzione, a partire dai loro genitori, dalle stesse istituzioni proprio degli altri supereroi, insomma, presenti in questo mondo fittizio creato da Kaneko, fino anche proprio all'istituto in cui questi trovano rinchiusi, tanto da farli tentare la fuga. E da qui parte appunto questa storia che io trovo, come dire, deliziosamente punk. È più o meno lo stesso spirito che ho ritrovato in Deadly Class. Io ho questo mio viaggione, questa mia ipotesi su quello che è il tema attorno a cui gira il titolo, proprio il titolo Evol, che è sì il modo che questi giovani ragazzi hanno di scrivere la parola evil, visto che proprio in chiusura del volume questi decidono di diventare i cattivi, di diventare proprio anarchia pura fondamentalmente, scrivendolo come fondamentalmente gli viene, pensando che si scriva con la O anziché con la I fondamentalmente, ma Evol letto al contrario vuole anche dire love, e dal mio punto di vista io ho visto proprio questa volontà di questi ragazzi sì di distruggere tutto ciò che li circonda e che soprattutto li ingabbia, ma allo stesso tempo anche un bisogno viscerale di essere accettati per come si è, ed è una cosa che è sempre comune, insomma, in un certo periodo dell'età adolescenziale, quando ci si sente diversi dai propri coetanei, ci si sente diversi soprattutto per questioni di valori, appunto, da quelle che sono le istituzioni, tra virgolette. Ed è appunto lo stesso spirito che mi ha fatto innamorare follemente di Deadly Class, del fumetto di Rick Remender e di Wes Craig. Tra l'altro il riferimento al punk non è soltanto filosofico, ma è anche proprio musicale, in quanto c'è proprio un momento in cui uno dei protagonisti mette su una canzone dei Discharger, Listen to Nothing, non mi ricordo come si chiama, una cosa del genere, però andatevelo un po' a spulciare. Come ben sapete, poi a me piace creare un po' anche queste commistioni fra musica e fumetti, quindi mi sono andato un po' a sviscerare tutta la discografia di questo gruppo hardcore punk durante la lettura del fumetto. A livello tecnico, ecco, Atsushi Kaneko mi piace sempre un sacco sotto ogni punto di vista, in primis perché
ha questo piglio molto pulp, molto noir effettivamente, stemperandolo un pochino anche con un po' di ironia grottesca. C'è proprio una scena in cui uno di questi personaggi che vive insieme ai nostri protagonisti all'interno di questo istituto, che ha vessato uno proprio di questi giovani, ecco, farsi un volo di diversi piani giù da un palazzo, ed è una scena che sì, può essere terribile per l'amor del cielo, però ti strappa anche un po' una risata quasi di rivalsa fondamentalmente, pensando a come ha reso difficile l'esistenza proprio alla giovane ragazza protagonista. E poi c'è anche proprio il tema dei supereroi, ecco, la città fittizia, la città giapponese in cui questa storia si svolge è tra virgolette controllata da questa coppia di supereroi, in particolare Lightning Mask, ecco, questo personaggio con questa tuta di lattice nero che ricorda un po' qualcosa di vagamente BDSM, una cosa molto molto particolare, che agisce letteralmente al soldo appunto del capitalista, del sindaco di turno, del dittatore di turno, ecco, mascherando le sue azioni dietro una volontà di bontà, una volontà di giustizia, di portare appunto giustizia laddove lui abbia questo tipo di competenza, ecco. A livello poi di disegno, anche qui mi piace un sacco lo stile di Kaneko, molto molto lontano da quello che è il classico stile manga, sia per il tratto utilizzato. A me queste linee molto spesse nel gergo del tatuaggio si definirebbero old school, ecco, mi piace come viene utilizzato proprio questo tipo di stile. E poi anche nella regia in cui si sceglie di inquadrare molto molto da vicino un viso o un suo dettaglio, l'uso del nero, l'uso delle ombre che dà ancora di più proprio questa sensazione di inquietudine, di pulp. Il fatto, banalmente mi è venuto in mente ora, che anche il costume di Lightning Mask sia nero, sia scuro, gli può dare una concezione molto più divisiva su quella che è la sua figura, ecco. Mi piace, ripeto, proprio questo tipo di approccio al fumetto di Kaneko, una cosa che si è già vista anche in Soil, dove lì appunto con uno stile così quasi freddo, quasi distaccato, si contrappone invece una storia che rivela una crudezza particolare, o in Wet Moon, dove questo approccio invece è molto più funzionale al creare appunto angoscia, al creare una sensazione di straniamento, collegata poi alle stesse sensazioni che prova il protagonista anche appunto di Wet Moon. Mi sono dimenticato di prendere anche Search and Destroy, ma anche quello è bellissimo, sebbene sia una reinterpretazione di un fumetto di Osamu Tezuka, ma il lavoro fatto da Kaneko su questa serie, anche di Search and Destroy, secondo me è veramente di altissimo livello. Mi piace premiare anche l'edizione di Panini, perché all'interno infine ci sono tutti questi bellissimi adesivi, guardate che belli, se vi piace prendere, staccare, attaccare da qualche parte, pimparvi il motorino o il computer come faccio io, potete farlo. E poi mi è piaciuta molto anche la scelta di aprire il volume con queste pagine molto molto fluo, queste pagine a colori con questi colori molto molto accesi, ed è una cosa che Kaneko fa spesso. Guardate per esempio anche i colori utilizzati per le copertine di Soil, o i colori utilizzati per proprio Search and Destroy, colori molto accesi, molto fluo, che aveva già fatto in altre opere, mi pare in The Book of Mouse and The Book of Rat, se non mi sbaglio. Comunque vi lascerò immagini anche in sovraimpressione per poterne appunto goderne anche voi di queste scelte grafiche di Atsushi Kaneko. Ripeto, per me questo Evol è tra le cose più belle che ho letto finora, tra le novità più interessanti, soprattutto in quello che è il campo giapponese, uscite per ora nel 2023. Sono curioso di sapere se l'avete già letto, sono curioso di sapere se avete qualche altro fumetto di Kaneko da consigliarmi. Mi ricordo che ho anche recuperato Dead Co, che mi piacerebbe anche portare avanti perché era molto molto interessante. Però sono curioso di sapere un po' qual è la vostra opinione su questo fumetto. Mi raccomando, ci sono i commenti qua sotto a disposizione, basta per farlo, per favore, dai, non fatevi pregare. In descrizione, se vi va, vi lascio il link proprio di Evol per poterlo recuperare su Amazon, insieme a anche altri link per recuperare altri fumetti che vi consiglio sempre di recuperare su Amazon, come sempre, se li pigliate tramite i miei link, a me Amazon dà veramente due spicci che però non vengono caricati a voi assolutamente. Oppure, se vi fa piacere di venirci a trovare
trovare alla nerderia di Pavia, ecco, mi trovate lì, e ci sono gli indirizzi qua sotto per poterlo fare. Se adesso in vacanza vi fate un giro qua ad assaporare un po' l'umidità pavese o volete farvi mordere dalle zanzare pavesi, ecco, mi raccomando, i link anche qua per la nerderia sono qua sotto in descrizione, come allo stesso modo qua sotto in descrizione c'è anche il mio profilo Instagram, che è quello che cerco di utilizzare un pochino più spesso. Ci sono altri social, se vai a fare un giro anche su quelli sicuramente non ve ne vorrò a male. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli.